Buonasera amici del Festival Giallo Garda, ben ritrovati in una nuova tappa del Giallo in Tour. Oggi sono sull'isola dell'Asinara, quest'isola al largo della Sardegna, che ora è un parco nazionale, ma che fino al 1997 ospitava un carcere di massima sicurezza, in cui erano detenuti terroristi e mafiosi. Facciamo oggi un viaggio nel tempo e ci riportiamo alla fine degli anni 70, al 1979, un anno esatto dopo il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro. L'Italia è in un periodo difficilissimo, in guerra, gli anni di piombo in Italia. E nel 79 è ambientato il romanzo che vi voglio presentare oggi, Più alto del mare, l'autrice Francesca Melandri per La Burr. Il romanzo nel 2012 fu finalista del premio Campiello. Non so se lo avete mai letto, se non lo avete fatto vi consiglio assolutamente, dovete leggerlo perché è un romanzo intenso e vi farà nascere molte domande. Senza anticiparvi troppo sulla trama, che è molto, molto bella, molto toccante, il romanzo narra due storie, la storia di Paolo e di Luisa, un uomo e una donna che arrivano insieme sull'isola e che avranno le loro, entrambi devono ovviamente fare visita a un parente che è detenuto nel carcere di massima sicurezza, le loro storie si toccheranno in una notte in cui loro sono bloccati sull'isola perché la motonave che li deve riportare in Sardegna non può partire causa mare grosso e il loro dolore si fonderà in queste poche ore. Paolo non è la prima volta che arriva sull'isola dell'Asinara, va a trovare il figlio che è un brigatista e ogni volta che arriva sull'isola ha un sentimento ambivalente, è ammaliato dal fascino dell'isola, dalla bellezza che gli rievoca dei ricordi di quando lui e la sua famiglia erano al mare, felici, famiglia che non c'è più, il figlio è in carcere, la moglie è morta dopo poco tempo che il figlio fu incarcerato. E la sua ambivalenza, l'ambivalenza dei suoi sentimenti appunto con la bellezza dell'isola c'è anche la crudeltà del carcere, quel carcere che lo riporta alla realtà, il figlio è un assassino, ha ucciso degli innocenti e a ricordarglielo c'è anche questo ritaglio di giornale che lui conserva nel portafoglio, una fotografia di una bambina con un cappotto scuro al funerale del padre, quel padre che suo figlio ha ucciso. Insieme a Paolo arriva sull'isola Luisa che va a trovare il marito pluromicida detenuto nel carcere di massima sicurezza, ma lei è la prima volta che arriva sull'isola, è stupita dalla bellezza e soprattutto non ha mai visto il mare e per la prima volta vede proprio questo mare, questa schiuma del mare, c'è il suo stupore proprio, una donna molto forte, una donna che ha subito molte violenze dal marito e quindi in questo modo è quasi tutelata, il carcere tutela lei perché il marito è lontano da lei, una donna che esegue dei lavori durissimi, è una contadina e da sola cresce i figli. Queste due storie di dolore si toccano in una notte in cui loro sono bloccati sull'isola. E si toccano anche fisicamente, nel senso che le loro mani intrecciate, dormire con queste mani che si toccano, è quasi un dolore che si fonde per qualche ora. Poi, senza anticiparvi troppo, ci saranno anche degli sviluppi nel loro incontro, li segnerà per sempre questo incontro. Insieme a loro, a controllarli, c'è una guardia, la guardia carceraria Nitti. Anche lui è un uomo che è stato deformato dal carcere, un uomo che è un uomo buono, che vive da tanti anni su quell'isola e l'isola l'ha cambiato perché la violenza con cui si scontra tutti i giorni si è quasi impossessata di lui, perché comunque ogni tanto compie dei gesti anche lui che non sono gesti che dovrebbe fare, compie atti che rasentano la violenza. Ed è la violenza, la crudeltà del carcere che modifica le persone in tutti i modi possibili. Ecco, senza volervi anticipare troppo, vi dico, il romanzo è veramente meraviglioso. Io ho scelto di leggervi una pagina, che è una pagina che riguarda il dubbio e il sentimento ambivalente di Paolo. Paolo si trova a metà tra l'amore per un figlio e la realtà. Il figlio è un assassino. A parte questi casi isolati, quasi tutti i parenti dei detenuti facevano parte dell'associazione. Si battevano per condizioni di detenzione più dignitose e umane, per il rispetto dei diritti giuridici elementari, che poi era il rispetto della Costituzione. Non si poteva non essere d'accordo con loro, e Paolo lo era, ma dalla morte di Emilia non riusciva più a trovare dentro di sé la forza per quasi niente. Figuriamoci per quell'attivismo in cui percepiva il rifiuto di ammettere l'altra metà della storia. Ovvero il motivo, la ragione, la causa primaria per cui quei figli, mariti e fratelli erano in galera. E
Era un rifiuto a volte rabbioso, altre dolente, sempre umano, ma a lui estraneo, e gli veniva da dire purtroppo. Paolo non riusciva a condividere con quei familiari la convinzione che l'unico colpevole di soprusi e violenze fosse lo Stato, che teneva i loro cari incarcerati. La ragione per cui suo figlio stava in galera, invece, Paolo l'aveva sempre presente, anzi, l'aveva sempre con sé, nel portafoglio. La foto della bambina con il cappotto scuro vigilava affinché lui non la dimenticasse mai. Paolo si volse verso la donna che gli sedeva accanto nella campagnola. «Un figlio, è brutto!» Così lei gli aveva detto. E Paolo aveva sentito un fiotto caldo che gli si spargeva tra le costole. Non avrebbe saputo spiegare perché, o forse sì. Negli anni le persone gli avevano offerto consolazione, pietà, qualche consiglio. Perfino un uomo la cui moglie si è lasciata morire perché il figlio è un assassino, c'è chi dispensa consigli. Nessuno finora, però, l'aveva mai fatto sentire così compreso, con così tanta semplicità. «Sì», disse, «è brutto». Gli uscì uno dei suoi involontari sospiri sonori. Seppure di poco, gli fece sentire il petto più leggero. Non era mai successo prima. Un figlio è brutto. In effetti, non c'era proprio altro da dire. Più alto del mare di Francesca Melandri per l'edizione Burr. Il nostro viaggio sull'isola dell'Asinara finisce qui. Vi do appuntamento giovedì prossimo alle 18.30, sempre qui sulla pagina Facebook del Festival Giallo Garda, per l'ultimo appuntamento della stagione 2020-2021 con il Giallo in Tour. Un abbraccio a tutti!